C'era una volta. È così che iniziano le storie che raccontiamo ai bambini e alle bambine. Sono di solito delle storie che risalgono a un regno lontano di tanto, tanto tempo fa. Ma oggi? Come si scrivono le storie per bambine e bambini di oggi? C'è un metodo per trovare l'ispirazione? E quanto conta l'illustrazione in questo tipo di storie? Per fare lo scrittore va da sé, bisogna scrivere. Quello che farò con questo corso sarà invitarvi a creare storie attraverso degli esercizi volti a stimolare la vostra immaginazione. Tanta pratica, un po' di teoria e anche alcuni consigli per riuscire a orientarvi nel grande panorama italiano dei libri per l'infanzia. Io sono Angelo Mozzillo e vi aspetto al nuovo corso della Scuola Holden, Scrivere racconti per bambine e bambini.